Se non avete mai provato queste farine, ma soprattutto questa farina, torta al cioccolato, non sapete cosa vi state perdendo, quindi non perdetevela più, trovate tutto in descrizione. Ad ogni modo, tralasciando golosità varie, raramente mangio tanto, a colazione metto tanti carboidrati. Oggi mi sono concesso qualcosina in più, semplicemente perché a breve mi farò male, 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 in compagnia però, quindi è un masochismo condiviso. Questo è a tutti gli effetti il pasto pre-workout, 60 grammi di farina d'avena, 200 d'albume, un filo d'acqua, una mescolata veloce in microonde finché non ha raggiunto la giusta consistenza, quella che gradite voi. Dopodiché 20 grammi di burro d'arachidi, ammazza che buono! Prova, prova, prova. Ben arrivato. C'è uno zoom. Un zoom? Zoom, zoom.
Che bella giornata. Comunque, una delle cose più belle quando i miei ragazzi, le mie ragazze passano a trovarmi è proprio questa. Al di là degli aggiornamenti settimanali, dei feedback, dei check e quant'altro, vedersi di persona è una delle cose che più mi è mancata nell'ultimo periodo. Forzatamente in questo contesto, però sono veramente tanto, tanto, tanto contento di ricevere visite in studio e finalmente, a quanto pare, facendo gli scongiuri, sarà tutto più semplice nel prossimo periodo. Sono passati un paio di giorni dall'allenamento con Stefano, la routine alimentare è rimasta comunque la medesima, mi sto tenendo molto basso. Almeno inizialmente voglio che ci sia un drop di peso veloce, poi pian pianino si ricomincerà a salire. Quindi 200 grammi di carbo, 160 grammi di proteine e 60 grammi di grassi per questa mattina, 78,5 kg. Obiettivo rimane quello, i 75 kg. Il primo pasto, a meno che non debba allenarmi come è successo con l'allenamento con Stefano, a metà mattinata è molto molto leggero, quindi uno yogurt, un po' di burro d'arachidi e un mezzo scoop di proteine, qualcosa di molto semplice per lasciare i nutrienti nei pasti successivi. Pranzo e cena sono un po' più carichi, infatti oggi sono in giro, stranamente mi sono allontanato dallo studio per questioni burocratiche e quindi schiscetta, non mangiavo fuori casa da una vita, con riso nero e pollo. Me lo mangio qui in macchina perché ho una fame imbarazzante e anche la cena è bella carica, così vado a dormire senza il brontolio di stomaco. I pasti principali sono tre, poi generalmente durante la giornata c'è un piccolo extra che può essere magari o un altro yogurt greco oppure una barretta proteica. Ora fa caldo, sono contento e sono contento ancora di più perché mangio. Per cena ovviamente un classico dei classici, non so quanto pollo mangio sinceramente, tanto. Uno dei consigli che voglio darvi quando soprattutto partite o ripartite con un'alimentazione un po' restrittiva perché volete togliere un po' di chili, definire o magari vi state preparando, quindi è un obiettivo decisamente più ambizioso, è quello di rimanere almeno inizialmente, meglio se la cosa poi si protrae nel tempo nella vostra zona di comfort, che significa il timing è importante, tante attenzioni che vanno osservate all'interno della giornata per massimizzare i risultati hanno il loro peso, però la cosa più importante di tutte è l'aderenza. Quindi se voi state lì a pesare al grammo proprio ogni singolo chicco di riso, a calibrare pre-post workout e durate una settimana, e c'è qualche problema, c'è qualche problema. Io finisco di cuocere il mio polletto e ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti.